tema oggi è quello della cyber security. Come Var Group interpreta questa tematica emergente in un'ottica anche moderna come quella appunto interpretata e affermata da Intel Security? Per noi di Var Group la tematica della security è una cosa veramente molto importante. Più di un anno fa siamo partiti con un percorso di integrazione con Yarix, e ormai la BU security di Var Group, e Yarix stessa ci ha sempre spiegato fin dall'inizio, dalle sue origini, 15 anni che si occupa di security, che il tema della sicurezza è fondamentale, la condivisione delle informazioni. Come nel dark web gli hacker scambiano le informazioni tra di loro, anche noi abbiamo bisogno di questa cosa. Quindi non solo le collaborazioni con Intel Security, ma abbiamo lavorato con una condivisione di informazioni con la Polizia di Stato, per esempio, con la quale abbiamo stretto un agreement molto importante che ci permette di scambiarci informazioni, e noi interveniamo per conto loro su eventuali problemi legati alle infrastrutture critiche. E non per ultimo siamo riusciti a entrare, un percorso difficilissimo di 2 anni, nel consorzio FIRST, che raggruppa i Security Operation Center più importanti a livello mondiale, in modo tale da essere subito informati di eventuali nuovi attacchi che noi non conosciamo. Siamo a casa di Intel Security, quindi qual è la partnership, la relazione in essere con questo vendor e i punti di forza di questa relazione? Per noi Intel Security è un brand molto importante, sfidante anche per loro, perché come dice sempre Francesca, il nostro amministratore legato, noi lavoriamo con i migliori brand presenti sul mercato, con i quali vogliamo ottenere le migliori certificazioni. Certificazioni per noi fondamentali, perché da una parte deve avere il prodotto, il best of breed, e dall'altra parte deve avere le competenze dei nostri sistemistici che ci permettono poi di garantire la security nei confronti dei nostri clienti finali, anche utilizzando il concetto del cloud, sul quale Var Group ha fatto notevoli investimenti, per poter erogare in modalità as a service, quindi in modo tale che il cliente si dimentichi della propria gestione, servizi specifici di security, come per esempio la parte di endpoint, la parte di controllo della navigazione e l'erogazione del servizio di SIAM in modalità as a service.